Vediamo ora la simulazione per un impianto da 3 kW, quindi ad uso abitativo. Diciamo che 3 kW hanno bisogno di una superficie, se posto su falda, dunque su tetto spiovente, di 8-10 metri quadrati per ogni kW installato, o altrimenti piano, tetto piano, dai 18 ai 20 metri quadrati per kilowatt installato, chiaramente poi in base alla situazione che si troverà, per un investimento di circa 20.000 euro. Non allarmatevi. Allora, un kilowatt produce in questa zona, su dati Enea, 1.400 kWh all'anno. Dunque deduciamo che 3 kW produrranno 4.200 kWh anno. E questa è la produzione del nostro impianto. E praticamente il nuovo conto energia ci paga tutti i kWh che produce l'impianto, quindi la produzione. E la vediamo nella tabella. Questa nel caso specifico è la tabella. Per impianti da 1 a 3 kW, da 3 a 20 e superiori ai 20 kW, con una tabella dove sono descritti i prezzi per impianti non integrati, dunque a terra, parzialmente integrati, dunque sopra le tegole, diciamo così, o sopra un terrazzo, o integrato, che fa proprio parte integrante della struttura stessa, quindi al posto delle tegole, possiamo dire. Diciamo che questi 4.200 kWh all'anno di produzione, lo Stato, quindi il conto energia, il GSE, gestore dei servizi elettrici, ce lo paga, diciamo così, 0,44. Facciamo un esempio con un parzialmente integrato, che è quello che di solito si trova in giro. Quindi 44 centesimi per ogni kilowattora che abbiamo prodotto, che da calcoli viene 1.848 euro all'anno. E questo praticamente è l'incentivo statale per 20 anni, questo è molto importante. Ecco perché vi dicevo all'inizio, non allarmatevi. Dunque, questo incentivo, chiaramente, secondo i dati Enea, in base a questo irraggiamento, 4.200, ma noi ci teniamo sempre bassi, diciamo che oggi siamo anche quasi a 5.000, quindi comunque sia, si produce questa energia. Lo moltiplichiamo per 44 centesimi e sono 1.850 euro circa l'incentivo statale che ci dà praticamente appunto lo Stato per 20 anni. Quindi abbiamo detto che lo Stato ci paga tutta l'energia prodotta, dopodiché noi qualcosa ci dobbiamo pur fare con questa energia prodotta, ce l'andiamo ad autoconsumare, quindi lo moltiplicheremo 0,18, dunque 18 centesimi, che è praticamente il costo del kilowattora finito di tutti gli oneri che paghiamo oggi in bolletta. Questo chiaramente è un prezzo ad oggi, ma sappiamo che l'energia va aumentando, quindi comunque sia è un risparmio in bolletta ad oggi, ma chiaramente negli anni futuri sarà molto di più. È quantificato, secondo i calcoli, a 756 euro anno, che mediamente sarà quello che pagate voi in bolletta se avete questi tipi di consumo, quindi 4.200 kWh. Quindi questo qui è il risparmio in bolletta. Chiaramente poi i 3 kW, i 4, i 2 che siano, vengono calibrati in base ai suoi reali effettivi consumi, quindi i kWh che consumate effettivamente a casa. Quindi per un totale, diciamo così, di 1.848 più 756, per un totale di 2.604 euro all'anno che si percepiscono dall'incentivo dello Stato più il risparmio in bolletta. Dunque, se faccio un semplice calcolo, 20.000 diviso 2.604 ci dice che in 7 anni e 6 mesi c'è l'ammortamento dell'impianto. Chiaramente, se il cliente investe di tasca propria, quindi crede nell'investimento, paga 20.000 euro e chiaramente in 7 anni e mezzo si è ripagato l'impianto. Per i successivi 12 anni e mezzo diventa una vera e propria rendita finanziaria, quindi questi 2.600 euro l'anno
che sono tra l'incentivo e il risparmio in bolletta, se li mette in tasca. O chiaramente abbiamo delle convenzioni con istituti di credito che pensano loro a dare tutto l'importo e poi finanziato in base alla rata, con il ritorno del solo incentivo, quindi ci sono varie soluzioni. L'impianto è garantito per 20 anni. Costi di manutenzione sono veramente irrisori, è semplicemente cambiare l'inverter dopo 10 anni, un inverter può costare circa 1.000 euro, dunque ecco, è quantificato come 1.000 euro dopo 10 anni e dunque ecco, diciamo che la manutenzione è molto misera, anche perché l'unica cosa che bisogna fare è mantenerli puliti da piogge sabbiose, per il resto non ci sono altre cose gravi che possono succedere su un impianto fotovoltaico. Quindi diciamo così che molto in sintesi, poi magari ci contatterete, un impianto da 3 kW per casa ha queste dimensioni e questi costi.